tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda il make-up, perché questo video è in collaborazione con il gruppo di Telegram, quindi con Fabiana, Irene e Azzurra. Quindi Fabiana la conoscete, la make-up angel, Fabiana Liz, Poi c'è Irene che ha ben due canali, quindi ha Irex in the Wonderland e Irex ai fornelli, quindi scrivete a tutti e due i canali perché non vi dovete perdere le sue ricette, i suoi disegni, perché ha una mano fantastica, sa fare delle cose bellissime e poi fa svuota la spesa, fa tantissimi video e tantissime ricette. E poi c'è Azzurra dal canale AzzuTube. Anche lei si occupa del make-up e fa dei video in collaborazione con Antonella, che è i consigli di Antonella DOS. Quindi, iniziamo, ci sbracciamo, perché dobbiamo fare questo video, perché la Lizzy ci ha chiesto di fare questo video da 0 a 100, quindi la foto da 0 per arrivare a 100. Mi sa che è una cosa molto molto difficile, ma a noi queste avventure ci piacciono e quindi andiamo. Allora, per prima cosa andiamo a mettere il correttore sugli occhi, perché dobbiamo fare un make-up particolare. Dobbiamo fare un make-up. La Liz ha detto sbizzarritevi e noi così faremo. Ho lo specchietto piccolino perché quello... a forma di coroncina, ancora ve lo devo far vedere, perché devo fare lo vedio, sono meno tedesco come mia mamma. Allora, sì, mi cadono anche i pennelli, io poco fa avevo fatto il video ma mi sono dimenticato il microfono. Brava Stefania. Poi, non so da voi, ma qui si sta togliendo la luce ogni 2x3 e quindi sono rimasta al buio, perché qui la stanza ovviamente c'è lampadario, le luci, la softbox, quindi senza luce non se ne canta messa, come si dice. Allora, adesso andremo a prendere un verde dalla Subculture di Anastasia Beverly Hills, e vorrei prendere Destiny, è un verde militare abbastanza chiaro, e lo metterò proprio, dobbiamo vedere dove abbiamo l'apertura dell'occhio e sfumarlo lì. Quindi appoggiamo il pennello, prendiamo il prodotto poco alla volta e aprendo l'occhio vedete che è questa dove devo arrivare, la parte dove devo arrivare, perché avendo un occhio abbastanza incappucciato non posso andare più sotto, perché poi facendo la cut crease verrà tagliato. Quindi questa è la parte dove devo arrivare per fare ovviamente la sfumatura. Ovviamente non avvicinate troppo come ho fatto io. Brava. Allora, come ombretto da sfumatura io prenderò questo, che mi piace molto, abbastanza pigmentato, e andiamo a sfumare. Qualcuno mi ha detto che se ne sta andando. Allora, sfumiamo. A me piace questo verde. A voi? Adesso, come ho visto in qualche video, per sfumare senza distogliere, diciamo, il colore, prendete un po' di cipria e sfumate i bordi, che ovviamente la cipria non dà il colore, ma vi sfuma bene
la parte che vi interessa. Vedete, il verde era troppo esagerato e con la cipria mi sono aiutata a non farlo troppo, cioè tipo un distacco netto. Mi piace molto il fatto di smorzare con la cipria. L'ho visto fare in un video di un americano e quindi a me piacciono vedere questi video dove ti insegnano determinate cose e quindi lo volevo fare. Allora, sistemiamo un po' il verde anche da questo lato. Ovviamente dopo sistemiamo il tutto. Poi andremo a prendere questa qui, che è la Pastel Got di Kat Von D. La zia Kate, come dice Fabiana, ci ha lasciato questa in eredità. Allora, volevo fare una cat crease, ma visto che ce l'ho abbastanza pulito l'occhio, però un pochettino la facciamo proprio per pulire meglio. E ovviamente vedere dove arriva la nostra riga, vedete? Perché avendo un occhio incappucciato dovete per forza fare così. Adesso io mi aiuto con le mani allargando l'occhio e mettendo il correttore. Allora, dopo aver fatto la cat crease andiamo a prendere il l'ombretto verde della Pastel Got di Kat Von D, questa palettina qua, e andiamo a prendere questo verde che è Gloom, questo. Un secondo, non mi tolgo il correttore dalla mano. Allora, andremo a prendere il verde e lo andremo a mettere proprio su tutto l'occhio, perché è un verde che mi piace tantissimo. Cioè, forse, aspettate, vediamo, lo mettiamo, sì, io credo di metterlo su tutto l'occhio e poi mettere il verde di Nabla Zoe al di sopra, vediamo, perché mi piace questo come verde. Molto molto bello. A voi come vi pare? Allora, sono un po' perché non è proprio un buon periodo in questo momento, perché la lontananza e tutto. E all'interno forse è meglio mettere un altro colore. Vediamo. Adesso faremo delle prove, ovviamente, perché io sono sempre così. Io inizio che voglio fare una cosa e poi faccio tutto al contrario. Non so voi, ma io sono così. Questo ombretto di Kat Von D è molto molto pigmentato. Io ho fatto degli acquisti, non so se ve l'ho detto. Allora, credo che per quanto riguarda il verde va bene così. Poi abbiamo sia questa di Huda Beauty, che l'ombretto Zoe di Nabla, che sarebbe questo qui. Cosa mettiamo? Mettiamo qualcosa all'interno o al di sopra? Allora, no, voglio andare con Zoe. È tantissimo che non lo uso. Allora, vediamo, lo metterò all'inizio dell'occhio, proprio per vedere come viene proprio all'inizio. Vediamo, proviamo. Com'è all'inizio? Credo che lo debba bagnare. Lo bagneremo per vedere se è bagnato, dà il meglio di sé.
Proviamo. Non lo so, si nota o non si nota? Io sinceramente non lo noto molto. No, non si nota molto, quindi andiamo con l'ombretto. Aspettate che lo metto anche un po' bagnato da questo lato. Io non mi ricordo se ce n'ho uno col verde, perché avevo preso degli ombretti per quanto riguarda quelli metallici, però sinceramente non lo so se c'è quel verde. Però andiamo con questo. E mettiamo questo ombrettino proprio all'inizio, vediamo. Questo io lo noto di più. Quindi questa volta vince Huda Beauty. Perché ha anche dei glitter, non so se si nota. C'è anche dei glitter, sono glitter. Quindi si notano molto di più del verde messo in precedenza. Allora, messo questo, io volevo mettere una specie di eyeliner che sarebbe questo qui. Devo sfumare la parte interna, mi sa. Vabbè, dopo questo lo sistemo. Volevo mettere questo eyeliner, però non lo so, forse non ci sta molto, quindi no, questo non lo metto. Adesso andremo a fare la base e poi sistemeremo tutto il resto. Quindi mi pulisco, che ovviamente è caduta polverina. Allora, devo fare una cosa. Devo sfumare questa parte interna per togliere questo segno qua, e lo faccio con l'aiuto della cipria per smorzare l'attaccatura, perché io vedo tipo il segno che scende dell'ombretto e tutto, invece da vicino non si nota questa cosa. E non ho capito perché. Comunque, andiamo a mettere la crema. L'avevo messa qua. Allora, ovviamente dovete fare la vostra skincare, tutto quello che dovete fare lo fate. E poi mettiamo la crema, io metto questo qui che sto finendo, dei Provenzali ovviamente. È buona come crema. Spero che questo make-up vi piace ovviamente. Il make-up, vabbè, lo sto facendo così per fare una cosa nuova con il verde e tutto. Ovviamente i prodotti che sto per utilizzare sono dei prodotti buoni per me, per quanto riguarda la mia pelle. Quindi ho messo tutto qua dentro proprio per omaggiare il tutto, il primer, per quanto riguarda il contorno occhi. Allora, vado a mettere il contorno occhi, questo qui, sempre per quanto riguarda i provenzali. Una cosa che faccio, che lo sto facendo da pochissimi giorni, è sto mettendo questo qui che è un Under Eye Brightening Concealer. È una base per il correttore. E sinceramente, lo sto infatti utilizzando, non so se si vede. Sinceramente, io sto vedendo un effetto molto particolare per quanto riguarda questo prodotto, perché io come si dice, lo riesco a sentire. Mi piace tantissimo l'effetto che mi dà sull'occhio, perché lo ammorbidisce, essendo ovviamente un occhio di una persona grande, non grande, 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 grande,
Automaticamente questo specie di primer per quanto riguarda il correttore me lo lascia abbastanza levigato e sinceramente mi sta piacendo tantissimo. Io ad esempio adesso lo lascio così, ora io metto il primer viso, metto il fondotinta, metto tutto e poi metto il correttore e io questa parte la trovo più levigata. Come correttore ovviamente non mi copre niente, io non ho molte cose da coprire, però mi serve tantissimo da... perché ad esempio è un po' appiccicoso, quindi il correttore andrà benissimo al di sopra. Come primer invece sto mettendo questo qui di Becca, anche questo di Becca, ed è il Blackening Primer Filler. Mi piace molto l'effetto, l'odore è fantastico, è nel tubetto ovviamente. L'odore è fantastico, cioè un buonissimo, veramente buonissimo odore. Lo metto con la spugnetta e lo applico normalmente. Ha un odore veramente molto, molto buono, molto. Di solito lo applico anche con le mani, però oggi lo applico così con la spugnetta. Mi piace tantissimo l'effetto che fa, cioè non so se si vede, la pelle è un po' più lucida, più omogenea anche. Non so se lo notate la differenza. Mi piace l'effetto che ha. Infatti voglio provarlo proprio con una BB cream per vedere se mi dà lo stesso effetto. A me piace tantissimo. Allora, come fondotinta, io ne ho presi due, che sono i fondotinta che io preferisco di più in assoluto. Sinceramente voglio riprovare questo, perché questo qui lo conoscete tutti, è quello della MAC, ed è Water White con SPF 30, e io ho la colorazione NC20, però adesso è leggermente più chiaro. Perché ovviamente non prendendo sole e tutto, però voglio rimettere in uso questo qui della Maybelline che io ho nella colorazione Linen 100. Vedete? Molto liquido. E questo è un buonissimo fondotinta, veramente molto buono per le persone, ovviamente. Vedete? Per chi non deve coprire tanto, eh? Già ve lo anticipo, per le persone che non devono coprire chissà che magagne, io non ho niente da coprire sinceramente perché la mia pelle è ottima, specialmente in questo periodo facendo diete, cose. Mi piace tantissimo. È abbastanza liquido, quindi non avete problemi per chi ha una pelle secca. Infatti io adoro questo fondotinta, ve l'ho anche detto che l'ho messo anche per una cerimonia e mi è durato per tutto il tempo della cerimonia. Io lo sto mettendo con la spugnetta, ma di solito lo metto anche con il pennello quello di Sephora. Che dovrebbe essere, ecco, questo qui. Questo qua, che è lo 06 o il 90. Non so se è il 06 o il 90. Comunque questo qui, ed è ottimo, io l'ho trovato in una box sempre di Sephora, con delle mini taglie particolarissime. E quindi non dimenticate ovviamente il collo. Se avete visto il video dell'altro giorno, quindi sapete di cosa parlo. Spero ovviamente che vi sia piaciuto, ve lo metterò qui nella scheda in descrizione. Per quanto riguarda la cipria, ovviamente essendo che dobbiamo essere le top in assoluto, io la mia preferita è questa. Però ovviamente prima della cipria devo sistemare il contorno occhi e io utilizzo una combo
che è lo 03 di Astra, che mi piace tantissimo, mi sta piacendo tantissimo perché lo utilizzo come correttore, e poi questo qui di Essence che lo utilizzo per illuminare. Quindi vado a mettere questo e torno subito. Adesso andremo a mettere la cipria, questa qui di Nabla, perché è la mia preferita in assoluto, e quindi la metteremo su tutto il viso. Ed è una bellissima cipria. Io all'inizio tampono e poi la passo in tutto il viso. Ovviamente, quando la faccio su tutto il viso, preferisco un pennello abbastanza ampio perché mi piace tantissimo l'effetto che fa. E questo per quanto riguarda la cipria. Utilizzo un po' di cipria e la metto proprio sotto l'occhio, così, perché mi sono dimenticata di fare la parte di sotto dell'occhio, quindi per paura che mi cada è sporcatura. Allora, direi di mettere il verde che abbiamo utilizzato sopra, questo qui. Quindi mi serve un pennellino piccolino. E andremo a mettere il verde proprio qui all'attaccatura. Per unire i due colori, ovviamente. E poi voglio mettere anche il verde, però quello di questa palettina, che sarebbe questo verde chiarissimo qua, nello stesso punto, per vedere di dare un po' di colore anche. Certe volte mi piace mettere il contrasto, non so voi. E invece, per quanto riguarda l'interno dell'occhio, andremo a mettere questo, che è un bellissimo colore. Fino ad arrivare alla parte qui. Poi andremo a mettere il primer per quanto riguarda le ciglia. Prima li vorrei piegare, però metteremo ovviamente il piegaciglia, che non vedo. Ditemi ovviamente cosa ve ne sembra, cioè se vi piace. Ditemi ovviamente se vi piace questo make-up, se mi sta, non mi sta, ditemi. Mettiamo il primer. Devo anche cercare una matita gialla per quanto riguarda l'interno dell'occhio. Nel frattempo vediamo se scrive la matita gialla e l'andremo a mettere all'interno dell'occhio. Insomma, un pochettino. Vado a metterla meglio. Insomma. Adesso mettiamo il mascara, questo qui della Essence, che sapete tutti che a me piace tanto, e quindi si vede la differenza? A me piace.
Ok, e questo è per quanto riguarda gli occhi. Io qui, qua vedo una specie di macchia, ma se io la guardo da questo, non la vedo questa macchia, però. Ok. Togliamo la cipria in eccesso, quella che abbiamo lasciato poco fa. Dobbiamo fare un contouring. Allora, per quanto riguarda il blush, io direi di mettere Moccia, questo qui, che è il blush di MAC. Io lo metto con questo pennello, così da non essere troppo pesante. Sorrisino falso in azione. Proprio leggero leggero. Deve essere una cosa leggera. Non fate quei patacconi. E io lo metto con un pennello così perché essendo un blush abbastanza pigmentato, non voglio che mi si, come si dice? Mi si faccia troppo il segno sul viso che non gradisco. Invece, per quanto riguarda la terra, utilizzerò questo qui del duo di Kat Von D. Oggi Kat Von D entra nel salotto cioè nella mia cameretta. Questo è lo specchietto e questo è il colore. È un colore abbastanza freddo. Ovviamente io utilizzo un pennello grande perché ho un grande faccione. Io lo utilizzo grande perché voglio una cosa leggera. Anche qua sotto, non lo dimenticate mai. Essendo che io ho la frangetta, non lo metterò nella fronte. Ovviamente una cosa lieve lieve, non quelle patacone pesanti. E prendo il mio pennello per quanto riguarda l'illuminante e metterò l'illuminante di MAC. E questo è Beaming Blush Extra Dimension. Di norma è un blush, ma è troppo glitterato per essere un blush. E io lo metterò. Si nota? Ma si nota? Mi piace tantissimo. Nasino, boccuccia. Boccuccia. Lo metterò anche. Se sentite rumori, non vi preoccupate, sono i bimbi che giocano. Non metto niente nelle sopracciglia perché lì la mia estetista non vuole. Allora, a me piacciono così, al naturale, non mi piacciono le cose troppo. Si sono suicidate un paio di pelucce e poi arriviamo alle labbra. Per quanto riguarda le labbra, io utilizzerò questa matita che è la Distortion delle Pastello. Mi piace tantissimo questo colore, lo adoro, ma devo fare la punta. E metterò un rossetto che ancora adesso non so quale metterò, ma ve lo farò sapere. Ci vediamo dopo. Come rossetto andrò a mettere il 55 perché è uno shine, quindi un rossetto. Bene ragazze, questo è il make-up, quindi 0 a 100. Bene ragazze, questo è il make-up che vi ho proposto io, quindi una trasformazione da 0 a 100. Spero ovviamente che valga la pena di questo 100. Sinceramente, e niente, spero di non avere il rossetto sui denti perché questo rossetto è abbastanza morbido, quindi
se non avete una buona matita, scivola, se ne va verso il viso, ma comunque è molto molto bello. Allora, spero, sì, spero che la mia proposta per quanto riguarda questo make-up vi sia piaciuto. Io ringrazio tantissimo le altre youtuber, quindi le ragazze che fanno parte del gruppo di Telegram, quindi se volete far parte del gruppo di Telegram scrivete un commentino oppure contattate Fabiana, che lei vi metterà a disposizione per quanto riguarda il gruppo, e farete tanti video in collaborazione con noi, ovviamente su questa linea make-up, make-up, make-up. Io ringrazio tantissimo le ragazze che hanno collaborato, gli mando un grandissimo bacio e voi vi aspetto, ovviamente scrivetemi un commentino giù nell'info box, scrivetemi un commentino nei commenti, ditemi cosa ne pensate, se vi piace il verde sui miei occhi, a me piace tantissimo, se vi piace l'abbinamento che ho fatto sulle labbra, che non ho fatto delle labbra nude ma ho fatto delle labbra gorgonzose, a me piace tantissimo ovviamente questo abbinamento, scrivetemi un commentino, scrivetemela qualunque cosa, basta essere educate, vi raccomando. Io vi mando un grandissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Oh.